Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti dai campi di Giulianova. Siamo qui per raccontarvi le emozioni del trofeo del Grifone per la categoria 2012. È appena iniziata Virtus Vasto contro Circolo Canottieri Roma. E allora ora si può andare il pallone diretto verso la porta con Giuliani che riesce a parare sul primo colpo ma sulla ribattuta. Non può nulla, arriva così il gol dell'1-0 della Virtus Vasto con la firma di Mironi. Subito il gol dell'1-0, occhio perché vuole insistere subito la Virtus Vasto. Seguiamo gli sviluppi del corner, sono ancora in tanti a partecipare nell'area avversaria con Giuliani che però riesce ad allontanare, poi occhio perché il pallone torna lì, buono per gli attaccanti della Virtus Vasto. C'è la conclusione, scoccata con il destro leggermente largo. L'iniziativa con Pirulli sul pallone, prova a combattere, non è riuscito a fare metri, poi occhio perché si spalanca il campo per il contropiede della Virtus Vasto, c'è la presa dell'estremo difensore, poi il pallone che rimane lì, credo si tratti di autorete, fatto sta che il pallone ha varcato la linea di porta della CC Roma, 2-0 per la Virtus Vasto, quando i minuti nel primo tempo sono 7. Vediamo se il numero 7 andrà direttamente verso i pali di Giuliani, il pallone che parte proprio verso la porta, leggermente troppo alta la battuta di Mironi, evitabile. Allora si continua con il Circolo Canottieri che ancora una volta non riesce a fare strada, occhio intanto al pallone giocato dentro, Giuliani riesce a proteggersi come può sulla pressione un avversario che veniva vicino, poi Sottile recupera questo pallone, lo gestisce molto bene, si guadagna spazio per concludere, Giuliani riesce ad opporsi, poi occhio perché il pallone è ancora lì e c'è la girata proprio del numero 10, proprio di Sottile, che questa volta riesce a fare centro, 3-0 per la Virtus Vasto quando i minuti nel primo tempo sono 11. Sono diventati una dozzina i minuti trascorsi nel primo tempo, mentre Tartaglia recupera il pallone, poi prova a calciare ancora Tartaglia con il destro, largo. Allora seguiamo l'iniziativa della CC Roma che però si vede recuperare velocemente il pallone, occhio a Sottile che entra dentro l'area di rigore, poi prova a sparare, difende bene il primo palo Giuliani che la mette in corner. Contrario perché continua ad attaccare la Virtus Vasto, ancora una volta una conclusione verso la porta avversaria che non si è rivelata però poi così precisa, non ha dovuto intervenire Giuliani che a sua volta può rimettere in gioco il pallone nella disponibilità dei compagni, occhio perché alta la pressione della Virtus Vasto che recupera il pallone, poi però intanto occhio perché è fallito il disimpegno, Sottile attacca la porta, supera Giuliani in uscita e mette in rete il gol del 4-0. Arrivano qui due fischi del direttore di gara, finisce ora il primo tempo con la Virtus Vasto in vantaggio per 4-0. Di nuovo in campo le due formazioni, tutto pronto per la ripresa. Che principia qui? Pallo, ma ancora una volta Virtus Vasto che recupera velocemente il pallone. Mironi, ottima la combinazione con il compagno. Seguiamo la possibilità con Giuliani che riesce a salvare. Ancora Virtus Vasto, il pallone proposto dentro. Si continua a giocare, poi la conclusione sferrata da fuori area, è vincente il mancino di Paolo D'Ercole con il quale la Virtus si porta sul 5-0. Tutto preciso, ancora Sarrocchi da Priviero che prova a girare, non è riuscito a trovare la coordinazione, allora occhio perché vorrebbe ripartire la Virtus Vasto, c'è la possibilità di andare in contropiede, il pallone che l'MLM sì direziona verso la porta ma arriva l'intervento provvidenziale da parte di uno dei difensori della CC Roma, credo si trattasse di Filippo Brocco che riesce a salvare tutto. CC Roma, seguiamo la battuta del corner che a dire il vero è stato sprecato, occhio allora alla possibilità di risalire il campo per la Virtus Vasto, questa volta è vincente il destro di Gabriel Brassacillo e dunque significa il 6-0 della Virtus Vasto che dunque passa sul +6 quando i minuti nel secondo tempo sono 10.
Allora, adesso si può andare la rincorsa di Massimo Vetrano, che riesce a centrare l'incrocio di destra e arriva così allo scadere il gol del 6-1 del CC Roma. Non c'è più tempo, arrivano qui tre fischi del direttore di gara che premiano la Virtus Vasso, risultato finale sul CC Roma di 6-1.